Mi rendo conto che non è una delle intro migliori, vi faccio infatti 2 secondi, vi saluto. Mi sono appena svegliata, quindi vi dovete sorbire così. E allora, sorpresina. Visto che me l'avevate chiesto, ho deciso, però prendetelo molto con le pinze, di fare i Vlogmas. Quindi questo è il primo Vlogmas. Oggi è 1° dicembre. Sono le ore 10:25 del dicembre, il mio sfondo lo declama. Tra le altre cose, volevo parlarvi 2 secondi della cover che ho comprato all'Apple Store, quella lì ricaricabile di 150 euro, perché è un prezzo alquanto eccessivo, me ne rendo conto, però io forse adesso non riuscirei più a farne a meno, nel senso che mi trovo troppo bene, il telefono mi dura tantissimo e la ricarico insieme al telefono la notte tutte e due. Mi piace anche la consistenza del telefono. Ho tanto truccato gli occhi, sono le ore l'una, è l'una. Io sono qui a riposo con la gamba che più o meno mi fa male, non mi fa male. Mogi è un dormiglione, dovete sapere, veramente un dormiglione. Ma se non lo seguite, seguite la sua pagina Instagram che trovate sicuramente nel mio video, sempre qui in queste zone. E vedrete la sua routine, cioè la sua routine è praticamente rompere e piangere quando mangiamo noi. Ma se deve mangiare le cose sue, sapete che fa? Aspetta che finiamo o di pranzare o di cenare, vede, non gli diamo niente e si va a mangiare le crocchette perché lui è un furbo. E adesso lo sto guardando perché mi sa che sta cercando di prendersi qualche gioco. Solo che mia mamma gli ha messo la coperta sui giochi. Ah, ci è riuscito, ha preso un gioco e adesso corre in camera di mio fratello a giocare, perché la camera di mio fratello vediamo che diventa la sala giochi perché c'ha un tappeto enorme e quindi va sempre lì a giocare. E stamattina l'allevatore mi ha inviato un video, però io ci sto ancora pensando, diciamo, sulla scelta del secondo cane, perché sono un po' indecisa se fargli fare le cucciolate, se lo voglio maschio, se lo voglio femmina. Lui mi ha inviato uno a pelo lungo, bellissimo. Allora, chef mio fratello. Famissima! Vieni qua, vieni qua, vieni, vieni, è indeciso, dai, vieni sotto, su, vai, vai, metti qua, è indeciso dove metterlo, ok, mettiti qua amore, ok, dai, ok, no, non gli piace. Dove vuoi metterti? Vuoi metterti qui? Vai, dai. Dai. A lui piace mettersi tipo sotto le coperte. Ecco qua. Ok. Hai trovato il posto, Moki? Eccolo. Lui piace mettersi così. Vabbè, ecco qua. Allora, nel frattempo io sto sistemando la foto di oggi, che è questa carina. Andiamo un pochino a sistemarla, vi faccio vedere qualcosa. Cioè, per esempio, intorno c'è questo giallo che a me non piace. Vado qui, questo è il Lightroom, faccio così, guardate il giallo, guardate il giallo che va via, va così giallo, non so se notate la differenza. Guardate l'armadio giallo, guardate la poltrona. Bianco, faccio vedere qualcosa. Poi io ho scaricato dei preset già pronti, quindi scendo giù, qui sono tutte le mie foto
e ho scaricato questi preset qui, già pronti, e vado a provarceli su perché non mi ricordo prima cosa mai qual è. Vi faccio vedere come si fa: copia, impostazioni, copio, vado qui. Io potrei farli anche io i preset, ne ho fatti alcuni, ma non mi facevano impazzire. Vado qui, faccio incolla impostazioni ed ecco qui. Così, molto carino. Quindi già pronto, adeguato al mio profilo. Li ho comprati, ma li amo perché io mi scocciavo di farli, cioè potrei farli anche io. Alcuni ce li ho qui salvati, ma non mi fanno impazzire. Ho scaricato questi. Poi vi faccio un tutorial proprio a parte per farvelo vedere. E quindi continuo a editare io. È venuta la zia di Moki a trovarci. Ciao a tutti. È venuta Ilaria a trovarmi un pochettino. E niente, siamo qui e chiacchieriamo un pochettino. Io sono ancora deboluccia e quindi fino a che non sappiamo dalle analisi quanto io mi sia ripresa e sia un po' più in forze, teniamo la mascherina giusto per precauzione. Ora giovedì ho un esame, dopo che esce questo esame, insieme all'analisi, penso che almeno con Zelaria possiamo toglierci la mascherina. E quindi questo, dobbiamo aspettare fino a giovedì che vado a fare questo esame, non vedo l'ora, così si risolvono un sacco di situazioni. E niente, sono a letto, però almeno chiacchieriamo. Oggi mi sono alzata giusto un pochettino per fare la foto che ho pubblicato su Instagram, quindi voi correte sempre su Instagram. Sera. Allora, sono le ore, non lo so, che ore sono? 22 e 15. La voce sotto che sentite è Grande Fratello. E vabbè, io sono arrivata stasera, non lo so, l'ho detto anche nelle storie di Instagram, abbastanza stanca. Ma scusami un secondo, metto un attimo muto. Abbastanza stanca. E niente, mi fa male la gamba. E che dirvi, giornata, non lo so, adesso mi sento veramente stanchissima, cioè nonostante appunto sono stata a letto a riposo e tutto quanto, super mega stanca. Alla fine non mi sono più truccata, quindi vedete tipo la faccia oliata così, perché non ho più messo il fondotinta in viso, non ho più messo nulla, ho lasciato il make up così. Ho fatto anche la foto che veramente secondo me è uscita molto bene, vi ho fatto vedere prima come l'avevo sistemata. E questo è appunto il manicotto di Zara, che è veramente super caldo. Cioè io non lo so, mi sembra proprio una maglia. Io pensavo che avesse tipo freddo oppure fosse, non lo so, fatto diversamente. Invece devo dire la verità che questi manicotti fatti così mi piacciono molto. Sicuramente io l'ho pagato 17 euro, quindi forse il prezzo è un po' esagerato, non essendoci stoffa sotto, quindi una mezza maglia forse doveva costare di meno, non lo so, però queste cose qua. E un'altra cosa che vi volevo dire. Ah, niente, praticamente un progetto di cui vi voglio parlare e poi vi voglio far vedere tutto quanto, ce lo vedrete insieme a me. Ho deciso di farmi fare un'agenda personalizzata, quindi completamente mia, fatta da una stilista che poi vi svelerò man mano. E lei si occuperà appunto della realizzazione della mia agenda 2021. Sono super contenta, vi dico soltanto che sarà di pelle rosa. E domani, semmai, nel prossimo vlog che ho domani, spero di riuscire a vloggare, che non mi fa male niente. E quindi vi faccio vedere un pochino la foto dell'agenda, come dovrebbe uscire. Però è tutto un work in progress. Sono molto entusiasta di questo progetto. E mi pare di avervi detto tutto per quanto riguarda oggi. Adesso prendo forse un po' di caffè americano, cerco un attimo di rilassarmi un po', una tisana, non lo so, perché in questo momento mi fa male la gamba, quindi sto quanto innervosendo, mi devo rilassare, riposare 2 secondi. Proprio per questo adesso vi lascio. Mi raccomando, venite su Instagram, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se vi va, così almeno questi giorni stiamo insieme, ci facciamo due chiacchiere, perché fondamentalmente questi video servono a fare due chiacchiere. Io ve l'ho detto, naturalmente riprendere 24 giorni, cose diverse, è difficile. Uno, perché io sono a casa bloccata con questo dolore alla gamba del nervo.
due, voi che comunque siamo in zona rossa non possiamo fare nulla, tre, c'è il Covid, quindi anche se non fossimo in zona rossa non è che chissà quante cose uno può fare, fa naturalmente, avete visto, è venuta anche Ilaria, la mia amica, comunque abbiamo avuto la mascherina, cioè ci sono delle accortenze da dover tenere, quindi non è che siamo in un periodo proprio così bello da potervi mostrare chissà che, però nonostante questo ci teniamo un pochino di compagnia, e niente, quindi ci sentiamo, ci vediamo domani e vi mando un bacio.